Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di giochi di ruolo e avventure investigative. Infatti scommetto che alla stragrande maggioranza di voi sarà già capitato, sia in veste di master che di giocatori, di trovarvi invischiati in avventure investigative che non avevano più vie d'uscita. Quindi immagino già la frustrazione dei giocatori che non capiscono come andare avanti, la frustrazione del master che è lì, che cerca di farli andare avanti ma non ci riesce, e il tutto è, diciamo, causato da un tiro di dado sbagliato. Infatti i sistemi di giochi di ruolo che non sono improntati sull'investigazione tendono a trattare gli indizi come se fossero dei tesori da trovare, e quindi basta un tiro sbagliato per inceppare tutto. E quindi questo cosa comporta? Comporta frustrazione dei giocatori, ma anche frustrazione dal punto di vista del master, perché è lì che deve cercare di arrabattarsi per trovare dei workaround, degli stratagemmi per fargli trovare per forza degli indizi. E quindi arriviamo al dunque. Il dunque è che esiste un sistema che si chiama Gumshoe che ribalta completamente l'approccio, nel senso che gli indizi non devono essere trattati come dei tesori, quindi non ci saranno dei tiri di dado da fare, ma gli indizi andranno interpretati dai giocatori utilizzando le loro abilità investigative. Se questa cosa vi sta solleticando, quindi vi invito a sedervi attorno al tavolo e andiamo a vedere assieme il sistema di Gumshoe. Ma quindi che cos'è Gumshoe? Gumshoe è un sistema generico, un insieme di meccaniche che ha l'obiettivo di portare le avventure di stampo investigativo ad un livello successivo, mettiamola così. Quindi Gumshoe non ha un'ambientazione specifica, tant'è che ne esistono diverse implementazioni che lo vanno a contestualizzare meglio. Provo a spiegarmi un pochino meglio anch'io. Ad esempio, esiste The Exoterrorist, che è una delle implementazioni a cui personalmente ho giocato, e che vede i giocatori impersonare degli agenti segreti che fanno parte di un'organizzazione, ovviamente segreta, che si chiama Ordo Veritatis, che ha lo scopo di andare a combattere l'esoterrorismo. L'esoterrorismo che cos'è? Sono i terroristi dell'esoterico, quindi persone che in oscuri scantinati evocano demoni che vengono da altri mondi con l'obiettivo di distruggere l'umanità. Quindi questo è un obiettivo molto semplice e tanto brutale. Ad esempio, un'altra implementazione è Night of the Black Agent, dove anche qui saremo degli investigatori segreti che però combattono la cospirazione vampirica. Quindi anche qui attinge a piene mani da tutto ciò che è il mondo di Vampire la Masquerade e affini. Invece, se vi piacciono le investigazioni noir in anni 20 a tema lovecraftiano, allora mi sa che Trail of Cthulhu è l'implementazione che fa per voi. Infatti questa specifica implementazione ha, diciamo, preso a piene mani da ciò che è il GDR, il richiamo di Cthulhu, e anche all'opera lovecraftiana le ha riadattate con sistema Gumshoe. Quelle che vi ho appena raccontato sono solamente alcune delle implementazioni disponibili in commercio. Infatti vi lascio dei link in descrizione per andare ad esaminare ed esplorare quante ambientazioni ci hanno creato per questo gioco. Ma come fa questo sistema a fare in modo di darmi delle informazioni investigative senza fare nessun tiro di dado? Allora, quando i giocatori vanno a compilare la scheda del personaggio, noteranno che ci sono due grandi categorie di abilità. Le abilità di tipo general e generaliste, che per adesso non guardiamo, e le abilità di tipo investigativo. Sono queste la chiave del gioco. Infatti, quando un giocatore va a fare la build del proprio personaggio, andrà a scegliere un sottoinsieme di queste abilità e ci andrà a spendere dei punti sopra. Ovviamente i punti sono limitati e quindi un giocatore non può prendere tutte le abilità investigative. Quindi per ogni abilità che sceglie andrà ad assegnare da 1 ad un massimo consigliato di 3 punti. Questo va a rappresentare un po' il pool di quell'abilità, quindi sostanzialmente la capacità di reperire informazioni in quella determinata disciplina. Andiamo ora a vedere degli esempi di abilità investigative. Ad esempio c'è l'abilità Data Retrieval, che permette al giocatore di andare a decriptare dei file criptati che trova su un PC, oppure andare a recuperare delle informazioni da un hard disk corrotto. Un'altra abilità, ad esempio, è Bullshit Detector, che ci permetterà di andare ad individuare le menzogne degli eventuali NPC che stiamo andando ad interrogare. Oppure un altro esempio di abilità è l'entomologia forense, che ci permette, studiando gli insetti che troviamo sul cadavere, di andare a datare da quanto tempo appunto l'individuo è morto.
ed è proprio su queste abilità che si basa appunto il cuore pulsante del gioco. Infatti il gioco assume questo, che i personaggi che hanno quelle specifiche abilità sono degli esperti nel loro settore. Quindi se voi avete anche solo un punto investigazione su chimica, entomologia forense o qualsiasi altra cosa, voi siete dei professionisti in quel campo e non potete sbagliare una diagnosi o un check, diciamo, su quelle abilità lì. Quindi siete dei massimi esperti e voi le informazioni le recuperate tutte. Magari facciamo un esempio: se i giocatori entrano in una stanza con un cadavere riverso a terra, con un coltello piantato alla schiena, super cliché, e un cellulare stretto in mano, mi aspetto che i giocatori utilizzino le loro abilità, ad esempio data retrieval, per recuperare delle informazioni contenute all'interno del cellulare, ad esempio ultime posizioni del GPS, ultime chiamate, ultimi messaggi, ad esempio. Oppure possono anche utilizzare un'altra abilità che non vi ho detto prima, che è il fingerprinting, per andare a recuperare le impronte digitali presenti sul manico del coltello. E quindi la chiave sta tutta qui, cioè i giocatori devono andare sostanzialmente a utilizzare le abilità corrette e il narratore deve dargli tutte le informazioni pertinenti con quelle abilità, quindi non può nascondergli nulla. E infatti, come notate, sono proprio i giocatori che, utilizzando in maniera sapiente le proprie abilità investigative, sbloccano tutto il flusso di informazioni che permette all'investigazione di non bloccarsi, quindi non ci sono dei tiri di dado che vanno ad inceppare il meccanismo. Ad alcuni di voi immagino che però sia già venuto un dubbio: ma se i giocatori sono dei massimi esperti su quel campo anche solo con un punto di investigazione, che senso ha andarne a metterne due o tre? Ve lo racconto subito. Infatti c'è un'opzione in questo gioco che, diciamo, permette ai giocatori di andare a spendere dei punti extra di investigazione. Questo che cosa comporta? Comporta l'ottenimento di informazioni extra da un determinato indizio. Ovviamente vi do un consiglio: nelle prime partite sarà un po' il master che andrà a consigliare quando cercare di approfondire un determinato indizio. Invece poi, mano a mano, quando i giocatori diventeranno sempre via più rodati, saranno poi dopo loro a chiedere al master se ha senso andare a spendere uno o al massimo due punti per ottenere delle informazioni aggiuntive. Facciamo un esempio di dispendio di punti investigazione. Ad esempio, se i giocatori trovassero un cadavere in avanzato stato di decomposizione, quindi immaginatevi una schifezza piena di larve, roba di sto tipo, magari un giocatore potrebbe decidere di giocarsi entomologia forense, quindi il narratore deve per forza dargli tutte le informazioni del caso, quindi ad esempio da quanto tempo è morto il cadavere e così via, ma se al giocatore incuriosisce questo indizio, ci intravede, diciamo, un di più, potrebbe scegliere di spendersi uno o due punti. In quel momento lì il narratore, se, diciamo, reputa sensato di spendere i punti, perché attenzione, non dovete fargli spendere a caso, potrebbe dare delle informazioni aggiuntive. Ad esempio che le larve di quelle mosche non sono compatibili con la nostra zona geografica, quindi magari sono mosche che vengono dal Sud America e magari nel cadavere abbiamo trovato in Nord America. E quindi questo, potete capire bene che può portare a dei risvolti di investigazione abbastanza interessanti. Quindi la regola è questa, nel senso che non c'è bisogno di un dispendio di punti per, diciamo, scoprire la chiave del caso. Ma ovviamente se vengono spesi i punti nei momenti giusti, ovviamente questi possono dare un'accelerata oppure dei risvolti abbastanza interessanti per chiudere prima il caso. Tutto ciò che vi ho raccontato ovviamente si utilizza nella gestione degli indizi della parte più investigativa dell'avventura, che appunto, essendo questo un sistema investigativo, è ovviamente la parte più corposa, mi aspetto. Però quando ci saranno delle situazioni di incertezza, dei conflitti, qui i dadi invece dovremo tirarli. E infatti qui vengono fuori le abilità general che vi ho citato prima. Infatti le abilità di tipo general sono quelle che i giocatori si scelgono anche qui quando vanno a buildarsi il personaggio. Tra queste, ad esempio, possiamo trovare guidare, shooting, quindi sparare, oppure infiltrarsi e robe di questo tipo. Ma quindi come funzionano i test in questo gioco? Ogni qualvolta c'è una situazione di incertezza, il giocatore cosa farà? Andrà a vedere se nelle sue abilità general c'è l'abilità che ha senso di utilizzare in quel contesto. Esempio: devo intrufolarmi nel palazzo dei cattivi senza essere visto? Beh, c'è l'abilità intrufolarsi.
Su questa abilità, in fase di build del personaggio, avrà scelto un rating che appunto sarà da 1 a 2 molto scarso, fino a 8 che è molto abile in quella specifica abilità. Di questi 8 punti, immaginiamo che sia un personaggio molto abile, sceglie lui quanti spenderne, ad esempio 4. Cosa vuol dire? Vuol dire che al tiro di dado 6 che andrà a fare, alla fine al risultato andrà a sommare 4. Quindi, esempio, tiro il dado, faccio 3, più 4 che ho scelto di sottarmi, faccio 7. La classe difficoltà delle prove, ce l'ha in testa il master e non la dice, e varia da 2 molto facile a 8 molto difficile. Quindi di conseguenza i giocatori, utilizzando appunto questo benchmark, questa soglia, passeranno o non passeranno la prova che il master gli ha messo di fronte. Ovviamente, da come vi ho descritto, il pool di risorse sulle abilità, sia investigative sia di tipo general, col tempo tenderà a scemare. Questo ovviamente verrà refreshato, ci sono dei meccanismi previsti di refresh, ma sono diversi. Per abilità di tipo investigativo bisognerà aspettare il prossimo caso, quindi se noi stiamo indagando su un caso di sparizione di bambini nel Nord Dakota, fin quando non abbiamo risolto il caso, le abilità investigative non verranno refreshate. Mentre invece le abilità di tipo general potranno essere refreshate nel corso dell'investigazione. Banalmente i personaggi si riposano perché l'investigazione cuba più giorni e quindi recupereranno le loro abilità general che avranno utilizzato. Se per caso esaurite il pool legato ad una specifica abilità, sia investigativa sia di tipo general, non vi dovete preoccupare perché voi potete comunque utilizzare quell'abilità, quindi nel caso abilità investigativa recuperate informazioni, ma non potete ottenere informazioni extra. Nel caso dell'abilità di tipo general siete titolati a tirare un dado, ma ovviamente non potete sommarci nient'altro. Concludo questo video sperando che questa breve descrizione delle meccaniche core di questo sistema di gioco vi abbia incuriosito e vi invito sinceramente a provarlo. Io personalmente ho provato The Esoterrorist come implementazione e mi sono veramente divertito nelle vesti di master e anche i giocatori, visto che erano molto molto reattivi. E appunto la novità, che per loro non ci avevano mai giocato, di utilizzare queste abilità per ottenere delle informazioni e il fatto che il flusso di gioco non si incagliasse mai, lo hanno trovato davvero molto 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 divertente. Poi se vi interessa vi farò un video in cui vi spiegherò nel dettaglio la mia esperienza con una delle campagne di The Esoterrorist più famose, che è appunto The World Breaker, che è una cosa molto interessante, già solo l'intro è abbastanza piccante, quindi se poi vi interessa vi darò informazioni aggiuntive. Comunque ho raccolto tutta una serie di informazioni interessanti sul sistema di gioco e sulle implementazioni nei link qua sotto. Quindi vi ringrazio ancora per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video.